Mister Antonio Cormaci, 0-0 con il bianco, non è una partita che diciamo vi ha visto protagonisti. No, non ha visto protagonisti nessuna delle due squadre, è una partita abbastanza chiusa dove noi con molti giocatori secondo me abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità, ma probabilmente la vittoria di Pelloro inconsciamente a qualcuno ha lasciato forse la consapevolezza sbagliata di pensare che abbiamo vinto il campionato. Ancora c'è molta strada da fare e questa partita lo dimostra. Io la temevo questa partita per l'organizzazione del bianco, però è pur vero che per vincere o per segnare bisogna fare tiri in porta. Ora probabilmente il vostro commentatore avrà visto 12 o 15 occasioni del bianco, veramente di occasioni ci sono state proprio pochissime, quindi la verità è questa: per segnare bisogna tirare in porta, abbiamo tirato poco, è stato bravo in un'occasione il portiere Loro sul tiro di Obinna, ha sfiorato l'incrocio Iamonte, però poi alla fine per quanto abbiamo prodotto pure nell'arrembaggio finale negli ultimi 20 minuti, la verità è che la prestazione non è stata positiva, perché, ma non per il risultato, perché non sarei stato contento nemmeno se in qualche occasione all'ultima avessimo fatto gol, perché oggi non siamo stati noi, non siamo stati quella squadra umile che lotta su ogni pallone che dovevamo essere. Ancora sui muri del Maro Simoni c'è scritto Forza Franz Baresi, quando Silvio Frascà era il grande libero della nuova Melito dei fratelli Spinella. Da allora ha indossato altri panni, quelli dell'allenatore, ha fatto grandi cose, ha allenato anche la Bovalinese e oggi è riuscito a mettere la museruola all'uomo squadra Ciccio Bomba. Sì, è una partita che sapevamo difficile, sicuramente il Borgo Grecanico se è primo in classifica qualcosa ha, quindi non è che sia primo in classifica con tutte vittorie, una sola sconfitta così per caso, ha un bello organico, noi sapevamo di dover affrontare una grossa squadra e ci siamo preparati nel modo giusto. Certo, non riuscire a non farli mai calciare in porta pericolosamente, chiedo scusa, per noi è un motivo d'orgoglio, anche perché abbiamo affrontato una grossa squadra. Quindi.